Mentre il dramma va in scena in modo permanente nelle strade di Donetsk, Ucraina orientale, nel locale teatro dell'opera si continua ancora un po' con le repliche dell'Eugenio Onegin di Tchaikovsky. Si va avanti con rappresentazioni una volta a settimana, anche per i pochi spettatori che si presentano all'ingresso del teatro. Il 25enne cantante Artyom Yarosevich, che interpreta il ruolo principale, sostiene che è difficile tenere aperto il teatro, mentre fuori infuria lo scontro. Personalmente sono piuttosto inquieto. Abbiamo una situazione in cui molta gente è andata via. Non è ancora chiaro se anche noi chiuderemo. Stiamo andando avanti senza aiuti e senza stipendio. È veramente dura. Ma senza lavorare e cantare sarebbe ancora peggio, credo. Un tempo questo teatro era pieno di persone, si facevano molte repliche a settimana. In questi giorni i posti a sedere sono prevalentemente vuoti. Si va in scena soltanto durante i weekend, nel primo pomeriggio, prima che scenda la notte, sulle strade vuote. Certo, è tutto un po' strano, la situazione è pericolosa. Tuttavia vogliamo dare un po' di gioia alla nostra vita, infonderle un po' di ottimismo. Vogliamo tenere alto il morale. Siamo qui per questo. Per tutti la musica non è soltanto un balsamo per l'anima, ma anche un modo per allontanare l'eco della guerra.